Così io potevo avere i miei genitori, mia sorella accanto subito dal momento in cui sarei arrivata in stanza. E purtroppo perché mi hanno messo la pressoterapia. La pressoterapia, se non sapete cos'è, sono delle fasce che vanno nei polpacci, nella parte sotto delle gambe, per evitare appunto i trombi, come le calze antitrombo, però un macchinario che si gonfia e si sgonfia sulle gambe. Ovviamente fa caldissimo, fa una pressione terribile, è stato allucinante, è stata la cosa più brutta, penso, oltre al fatto di non riuscire né a dormire né di stare sveglia. Del giorno in cui mi hanno operata, è stata una cosa terribile. Anche per quella notte ho fatto molta fatica a dormire, e in ospedale poi per me c'era caldissimo, quindi ho dormito scoperta. Ovviamente ero così, non potevo muovermi perché avevo il drenaggio, avevo i tagli, mi faceva male, avevo questa pressoterapia, quindi non potevo muovermi più di tanto, muovevo un po' le gambe ogni tanto, mi attaccavo la maglietta per alzarmi un po'. Era veramente, la prima notte è stata terribile, la notte più lunga della mia vita. E quindi mi sono appunto svegliata la mattina, che erano le 5, 5 e mezza. Ho chiamato subito l'infermiera, non mi hanno fatto alzare il giorno dell'intervento, come sono dimenticata, non mi hanno fatto alzare appunto perché avevo la pressoterapia. La mattina dopo mi hanno detto che una volta svegliata mi avrebbero tolto la pressoterapia e mi avrebbero ritrovato ad alzarmi. Quindi io dalla mattina dell'intervento sono andata, ho usato la padella, non sono andata in bagno. Non mi hanno messo il catetere, per fortuna, perché mi hanno detto: ah, sei così giovane, metterti il catetere. Io ho sentito di persone anche più giovani di me che hanno fatto l'intervento e avevano il catetere, quindi non lo so. Comunque, meglio così, assolutamente meglio così. Non avevo la centrale nel collo, mi alimentavano con la flebo, la vena che avevano preso sulla mano in sala operatoria. E avevo appunto antidolorifici e i liquidi per nutrirmi. Quindi mi è andata bene tutto sommato perché non sono andata in terapia intensiva, non avevo la centrale, non avevo il catetere, insomma mi è andata decisamente bene da quel punto di vista lì. E poi la mattina dopo, quando mi sono svegliata, ho chiamato le infermiere, mi sono fatta togliere la pressoterapia perché non ne potevo più, e mi hanno aiutata. Mi hanno messo il pigiama, mi hanno aiutato a vestirmi, insomma, mi hanno aiutato ad andare in bagno, ho fatto i miei bisogni e poi sono tornata a letto perché comunque stavo. Grazie all'arme. Hai finito? Un minuto e non mi ricordo dove ero arrivata. Ecco, mi hanno iniziato ad andare in bagno, poi sono tornata a letto perché ovviamente sentivo dolore, non riuscivo a camminare più di tanto. Poi più tardi è passato il chirurgo, mi ha detto che mi avrebbero portato in radiologia per fare il raggi al tubo digerente e se fosse andato tutto bene, in caso fosse andato tutto bene, mi avrebbero dato non da mangiare, ma avrei potuto bere. Quindi insomma, mi hanno portato con la sedia a rotelle in radiologia perché non riuscivo a camminare più di tanto, chiaramente. E sono andata in radiologia, mi hanno dato questo liquido schifoso che il radiologo ha detto sa di anice. No, fa un pochino odore di anice, ma veramente un pochino. È disgustoso, un sapore disgustoso, soprattutto se vi hanno appena tolto il 70-80% del vostro stomaco, come è successo a me. E quindi dato questo liquido mi ha detto bevi quando te lo diciamo noi, ho bevuto un pochino, già sentivo.
ho fatto tutti i raggi e alla fine quando mi ha detto abbiamo finito, mi ha lasciato un attimo lì in piedi sul macchinario, ho detto mi sento il vomito, lui cosa ha fatto? Mi ha dato un pezzo di carta, ovviamente in radiologia non avevano cestini per vomitare, quindi mi ha dato questa palla di carta, ci ho vomitato dentro, l'ho pallottolata e poi l'ho buttata via. È stato veramente schifoso. Se ci penso ancora adesso, sento il sapore ancora dopo un mese. Mamma mia, è terribile. E quindi ho fatto i raggi, sono tornata in camera. Dopo un pochino sono arrivati i risultati. Mi ha detto che andava tutto bene e quindi avremmo dovuto cominciare a bere. Ho iniziato a bere un pochino d'acqua. Bere è tosta, tuttora faccio fatica a bere. Perché ovviamente avete uno stomaco molto ridotto, quindi o mangiate o bevete. Lì ovviamente erano passate poche ore dall'intervento, cioè neanche 20, poco più di 24 ore dall'intervento, quindi lo stomaco ovviamente era ancora molto sensibile. Perché mi viene da ingobbirmi? Lo stomaco era molto sensibile e quindi ho bevuto veramente in una giornata, ho bevuto mezza bottiglietta da mezzo litro praticamente, non sono riuscita a bere di più. Adesso arrivo tranquillamente a 1,2 litri, 1,3 litri, che è ancora poco per il fabbisogno di una persona normale, però per me, fidatevi, è tantissimo, faccio molta fatica a bere, però lo faccio, ne ho bisogno, ho sempre sete, quindi lo faccio, ogni 10 minuti bevo un sorsino d'acqua e sono a posto. Ho la mia borraccia fidata, non si vede. Ah sì, lì. Ho la mia borraccia fidata da 1 litro, quindi bevo quella più di solito una tisana. Vabbè, stavamo dicendo, appunto, bevuto la sera, mi hanno dato da mangiare, mi hanno dato cosa mi hanno dato? No, mi hanno dato anche il pranzo, mi hanno dato il semolino, ne ho mangiati tipo 2 cucchiai, semolino liquidissimo, ne ho mangiati tipo 2 cucchiai e poi ero pienissima, anche perché, intanto arrivo le notifiche, anche perché avendo dolore, i primi giorni non riuscivo bene a capire quando. E lo stomaco era pieno quando era semplicemente il dolore dei tagli o il dolore dello stomaco comunque. E quindi era un po' problematico i primi giorni. E quindi quello. Poi la giornata è andata avanti abbastanza tranquillamente. Ho iniziato già a fare le passeggiate intorno al reparto perché era tipo un rettangolo. C'erano tutte le camere che facevano così. E dentro c'era la guardiola e vari ambulatori, eccetera. E quindi il chirurgo mi faceva fare i giri del reparto. I primi giorni ne ho fatti 15 ed il primo giorno ne ho fatti 15 ed ero distrutta. Mi sembrava di aver fatto la maratona di New York, anche perché andavo ovviamente in giro con il bastone della Flebo con il drenaggio attaccato e quindi facevo una fatica terribile, camminavo pianissimo, però ce la facevo. Mi sono dimenticata di dire che quando sono andata in radiologia, quando sono tornata su, ovviamente la radiologia, andandoci con la sedia a rotelle, non mi sono potuta portare dietro il bastone della Flebo, mi hanno appoggiato il sacchetto del drenaggio e quelle delle cose della Flebo me le hanno appoggiate sulle gambe e quando sono tornata su in stanza si era bloccata la farfallina quindi mi hanno dovuto togliere l'ago dalla vena e hanno dovuto cercare un'altra vena. Ovviamente essendo grassa, ho le vene che sono un po' nascoste, fanno sempre un po' fatica a trovarmele. Però insomma io dono anche il sangue, quindi ogni volta che vado a donare il sangue fanno un po' fatica, ma la trovano. E invece lì mi hanno bucato qui. Allora avevo appunto il buco, ce l'avevo, l'ago ce l'avevo qui. Non so se si vede, sì, qui. E poi mi hanno bucato anche qua, qui c'è già tipo la cicatrice, quindi non si vede. E poi mi hanno bucato 2 volte qui sul polso e poi hanno chiamato l'anestesista e l'anestesista è venuto e mi ha ritrovato questa vena qui. Quindi tutto a buon fine, è stato doloroso, però ce l'abbiamo fatta. Allora, già dal giorno dell'intervento, se non mi sbaglio, ho iniziato a farmi delle punture. Io le facevo sulle gambe perché pensavo che fosse meno doloroso che farle sulla pancia. Non ho avuto provare a farle sulla pancia, sinceramente, ero già abbastanza dolorante in questa zona. Quindi le facevo sulle gambe e erano delle punture appunto di eparina per aiutare il coagulo del sangue, coagulazione, non so, per aiutare la circolazione del sangue, ecco. Quindi facevano le punture, le ho fatte per 24 giorni, oggi è giovedì, ho finito lunedì di farle, lunedì, sì, lunedì. E quindi ho finito lunedì 24 giorni di punture che le ho fatte a casa. E poi mi hanno dato da prendere
un gastroprotettore che dovrò prendere per 3 mesi, quindi un mese, quasi un mese è già passato, lo prenderò per altri 2 mesi più o meno. E un gastroprotettore che si chiama Lansox, è tipo una caramellina che non ha neanche un sapore malvagio, che va messa sotto la lingua e si scioglie. Perché ovviamente i primi tempi non potete ingerire medicine, tipo le capsule, le pastiglie, eccetera. Poi mi avrò prescritto, se sentivo dolore, i primi giorni, la tachipirina, oro solubile, sì, tipo Oki Task, mi pare si chiami, le bustine che mettete in bocca e si scioglie sempre in bocca. Ha un sapore buonissimo, sapeva tipo di pocket coffee, era veramente buono, mi piaceva un sacco. E a me non piace il caffè, però era buonissimo. E quindi come medicinale quelli, poi prima dell'intervento prendevo delle vitamine che si chiamano Provision It, che erano fatte apposta per questo tipo di interventi. Le ho prese per un po' anche dopo l'intervento, però non potendole prendere intere le apro e quindi le ho prese per 2 o 3 settimane, adesso una settimana più o meno che le ho smesse perché mi fanno schifo, mi rovinano i pasti. Proprio mi rovinano il sapore, quel poco che posso mangiare me lo rovinano. Non ce l'ho più fatta. Adesso domani mattina ho la visita di controllo, che domani è l'8, quindi è passato quasi un mese dall'intervento. Sono passate 4 settimane, ma non sono ancora passati 30 giorni, insomma. Quindi domani ho la visita dal primo mese dell'intervento e il chirurgo dovrebbe dirmi se posso tornare al lavoro. Volevo chiedergli se posso iniziare ad andare in palestra e dovrebbe prescrivermi delle vitamine, delle proteine, delle cose da assumere, insomma. Ma cosa c'è d'altro da dire? Ah, io sono stata ricoverata appunto martedì, mi hanno operata il mercoledì e il sabato mattina mi hanno dimessa. Quindi io sabato ho pranzato lì, poi mi hanno dimessa. Questo è quello che riguarda appunto l'intervento e la mia permanenza in ospedale. Se mi viene in mente altro, ve lo dirò nei prossimi video, anche perché ho già fatto 26 minuti, ho parlato tantissimo. Il prossimo video sarà ovviamente sul post intervento e su com'è andata, cosa ho mangiato nelle prime settimane, eccetera. Poi una volta che avrò finito tutti i video che avevo intenzione di fare, farò tipo gli aggiornamenti ogni tot di tempo, ecco. Volevo fare anche un What I Eat in a Day, però non lo so, è un po' pericoloso perché considerando che io mangio, avendo lo stomaco minuscolo adesso, io mangio poco come quantità e come nutrienti, mangio veramente poco, mangio praticamente solo proteine. Per una persona che non ha fatto questo intervento non va bene seguire questo tipo di alimentazione. Quindi ho paura di fare un video del genere perché non vorrei che mandasse messaggi sbagliati, cioè mangiate questo e dimagrite, perché non è quello lo scopo, non è quello il messaggio che voglio mandare. Quindi non lo so, ci devo pensare un attimo. E vabbè, basta, fermo, uccio la bocca perché ho già parlato tantissimo. Come sempre, se avete domande, scrivetemele nei commenti. D'ora in poi cercherò di lasciare anche i miei Instagram, dico i miei perché ne ho uno personale e un altro dove parlo appunto del mio viaggio, perché l'ho chiamato Sleeve Gastrectomy Journey, quindi del mio percorso della sleeve, quindi dove posto le mie cose, cosa ho mangiato, gli aggiornamenti sul peso, eccetera. Non vi ho detto, io all'inizio, prima di iniziare tutto il percorso, quindi a giugno-luglio, pesavo 126,6 kg. Sono arrivata qualche giorno prima dell'intervento che pesavo 117,6 kg, quindi avevo perso 9 kg. Adesso, mi sono pesata ieri mattina, ero 107,5 kg, quindi dall'intervento ho perso, in 4 settimane ho perso esattamente 10 kg. Non ditemi wow è tantissimo o wow è pochissimo perché siamo tutti diversi. Io vi dico semplicemente quello che sto passando io, come ho già detto all'inizio, è la mia esperienza. Non ho detto che sia giusta, non ho detto che sia sbagliata, non lo so, io faccio quello che mi hanno detto i medici. E basta, perché siamo già a 28 minuti. Spero di aver fatto compagnia, di esservi stata utile. Se avete domande scrivetemi nei commenti o su Instagram. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!